Salve a tutti e benvenuti al San Jacopo Park, lo stadio del Basilea. Kirikes, che vediamo inquadrato sullo schermo, è un po' un osservato speciale di questa squadra, vero Luca? Sì, è vero, fino a poco tempo fa era soltanto una promessa, ormai sembra essere diventato una certezza. E si fa un gran parlare di lui. A me pare che ormai sia diventato un giocatore maturo, io lo vedo molto sicuro in campo, molto lucido, e mi aspetto sempre grandi cose da lui. Giustamente lo hanno fatto avvicinare alla porta avversaria perché con la velocità che ha, la tecnica che ha e soprattutto il tiro che ha è diventato un attaccante di primissimo piano. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Il portiere la calcia lontano. Sulla fascia, ma con scarsi risultati.
difensore ci arriva. Prova il cross, prova a salire in aria. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori giù. Questa potrebbe essere la strategia giusta. Un bel lancio e un attaccante veloce possono scardinare qualsiasi difesa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Prova la giocata dello spazio. Bale! Grandissima giocata di Bale! Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Bruno Alves. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi, nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 e siamo nell'intervallo. Inizia adesso il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Il Cagliari non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Io, Fabio, solitamente odio criticare gli allenatori, spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa, soprattutto è facile parlare col senno del poi, però oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Del gesto tecnico. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Il Cagliari ha adesso due giocatori ammoniti. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Ma forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti.
lancio lungo del portiere. Cerca spazio e c'è una palla filtrante. C'è fallo. Non è che gol, è fuori area. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine.